A un certo punto ha portato i libri in tribunale e da lì è stata una... Lui quel giorno lì è morto, secondo me. Lui è stata una batosta nel suo, nel suo essere che probabilmente è morto come imprenditore, come persona. Lui non usciva più, lui non voleva più avere contatto con nessuno, lui è morto. Non penso che l'abbia fatto così a cuor leggero, ecco. Probabilmente non c'erano proprio i presupposti per andare avanti, perché la figlia non... La moglie ormai, per cui lui non aveva nessun appoggio parte della famiglia. Il fatto di voler affondare poi probabilmente ha tentato probabilmente fino all'ultimo di tenerla in vita e poi invece... Lui secondo me qui ha vissuto la sua vera vita. I colloqui che ho avuto con il signor Kaplan, ho notato che al di là, cioè dello spirito ovviamente combattivo, e quindi, però evidentemente c'era un po' di delusione, ecco, in sostanza, nel fatto che diciamo le sue aziende si trovavano in questa situazione. Quindi, però non l'ho mai visto, diciamo, depresso, ecco. Però era un uomo navigato e quindi diciamo che l'ha affrontata anche bene, l'ha affrontata rispetto alla gravità della situazione, direi che lui l'ha affrontata anche bene. No, non è che lui si lamentava delle banche, è che diceva giustamente dal suo punto di vista adesso mi stanno togliendo l'ossigeno, quindi sono loro. Però insomma i problemi erano altri. Se andava a Montodeno, ha detto dove vai? All'università di Montodeno. A Cremona dicevano se sono all'università di Montodeno. Montodeno, vabbè, come ogni paese prima era di carattere agricolo, lavorano tutti in agricoltura. Poi dopo la guerra hanno incominciato a buttarsi su Milano. Però per noi qui Milano era piuttosto scomodo. Quando sono arrivato a Montodeno io era una cosa, ripeto, c'erano ancora i gabinetti al centro del cortile dove andavano tutti, in tante cascine, Non c'era l'unica casa nuova, le uniche due case nuove fatte già da qualche anno, era quella del dottor Boari, il veterinario, e l'impiegato comunale. E poi erano tutte case vecchie, case... Era ancora il tempo praticamente delle mondine, perché fino ad allora andavano ancora le mondine. E quindi c'era miseria, c'era aria depressa e tutto. Lui arriva e costruisce queste due fabbriche. La gente ha potuto costruire le case, tant'è che via Montodio fino a due o tre anni fa la crescita demografica è stata quasi nulla. Nulla, perché non abbiamo avuto né condomini, la maggior parte proprietaria della casa. E l'attività contadina si è progressivamente ridotta, il paese era dipendente. Quando è finita la guerra praticamente,
Lui ha smesso di fare il direttore di questa piantagione. E lì c'erano dei coccodrilli, credo, coccodrilli, serpenti, e hanno cominciato a commerciare con quelli lì, praticamente li mandavano in Francia. Dopo un po' loro poi da lì si sono trasferiti a Parigi. In quel momento ha fatto una conciliazione per conto proprio. Però poi avevano tanta clientela, ma la maggior parte era italiana, quindi dovevano mandare tutti i prodotti in Italia. E lì c'era l'IGE allora che si pagava anche. In più loro volevano allargarsi, ma lì non avevano la possibilità. E quindi sono venuti, hanno provato in Italia, dove potevano fare una conceria, sono venuti a Montodine. Probabilmente perché potrebbe essere che i suoi clienti, che molti dei suoi clienti fossero in Lombardia. Logisticamente era comoda Montodine. Montodine poi sarà diventata comodissima per il fatto che c'erano delle agevolazioni fiscali perché era zona depressa. Lì c'era allora il sindaco Guercilena. Si sono interessati per trovare questo terreno. Ma lui ha trovato un aiuto nel parco dell'ex parroco di Moscazzano, Don Guido Porcellotto. Fa un po' da mediatore per trovare anche gli appezzamenti su cui fondare le due fabbriche. Ha aperto la strada, ecco, facilitando l'insediamento. Poi allora c'era l'onorevole Zanibelli ancora, anche con l'onorevole Zanibelli, ci sono interessati e hanno trovato il terreno a Montodine. Io mi ricordo, perché ero anche una ragazza, cioè quelle cose lì non è che le ho memorizzate più, c'era di mezzo l'onorevole Zanibelli. C'era un comizio dell'onorevole Zanibelli e Kaplan andò sul palco a ringraziarlo pubblicamente perché l'aveva aiutato, non so, forse ad avere dei finanziamenti, aveva aiutato la sua azienda, insomma, a partire. Allora Montone è venuta la moglie, mentre lui mandava avanti la conceria a Parigi, la moglie seguiva i lavori a Montodine. Quando è venuto qui lui si è portato dalla gente francese, il Guy e la Jacqueline, due capi reparto, diciamo, lei era capo lucidatrice, lui era alla pittura, né? Agli spruzzi, sì, sì, sì. Ed erano due. Lui ha lavorato in qualche fabbrica, era qualcuno sopra in qualche fabbrica francese, perché questi due, come gli altri due che poi se ne sono andati, venivano, li ha portati lui, la signora più che lui, perché allora era molto lei che teneva in mano il mazzo, diciamo, ecco, perché è partita lei come titolare, ma anche come gestione della fabbrica, i reparti e così li ha messi dopo. Dopo con gli anni è subentrato lui, ma lei è partita lei, ecco, infatti la ditta è anche di Jenta Wisniewicz, non è di Kaplan, è di Jenta Wisniewicz. Questo intorno 62-63? Questo 62, la data di costituzione a Montodine è 62. Quando hanno finito la conceria di Montodine, hanno chiusa quella di Parigi e allora il dottore si è trasferito definitivamente a Montodine. Lì era zona depressa anche. Era venuto con quei famosi piani di esenzione tasse per svariati anni perché veniva a costruire in zona depressa. Quando lui è venuto a Montogne, che era area depressa, c'era solo la Sila che lavorava nel legno, che poi è andata male anche lei, adesso non c'è più. E quando lui è venuto a Montogne, mi ha chiesto espressamente di non dare permessi a altre industrie di insediarsi qui a Montogne. Hanno trovato questo terreno, insomma, vicino al fiume, anche perché poi hanno fatto il depuratore e tutto, quindi era necessario che fosse vicino a un fiume. Penso che per via della zona, era proprio a cavallo del fiume, era a ridosso, esatto, del fiume. Tipo di lavorazione si sapeva cos'era, ci si doveva scaricare dell'acqua lì, non questi si scappa. Portali erano enormi, acqua tantissima, poi c'erano tutti questi ruscelletti in mezzo alla... Andavano a finire, chiaramente. Quando è stata pronta qui, il dottore ha chiuso lì e si è trasferito qui definitivamente lui, che poi l'ha mandata avanti sempre lui. Cioè tutti con la bicicletta. Perché macchine poche... Sì. Era bellissimo l'uscita, sì, quando c'era Stradone che era pieno di gente a piedi o in bicicletta. Poi che andava, bicicletta, perché tutti perché... quelli che abitavano più lontani erano Moscazzano o Ripalto, sì, dopo sì. L'80% era di dire, in inverno con la neve tutti a piedi con i mucchi di neve in parte, che erano alti come noi. Io mi ricordo, facevamo la via Pedrazzetti piuttosto che la via Grande, in modo che passavamo in mezzo alle case.
tutti a piedi, proprio. Era anche bello vedere tutta sta gente che usciva. Al piano superiore, il primo ufficio qui nell'angolo era l'ufficio del dottor Kaplan quando veniva da questa parte, perché lui aveva due uffici, uno dalla parte di qua e uno di qua. Successivamente c'erano i nostri uffici, praticamente dove lavoravo anch'io, uffici delle impiegate praticamente, questo pezzo qui. Sotto c'era la mensa, che poi non veniva usata come mensa, perché la mensa qui non c'era, veniva usato come sala riunioni, della quando si riuniva la commissione interna o i sindacati o quando lui aveva qualcosa da dire a tutti ci riuniva, ecco, era una sala riunioni, serviva come sala riunioni. Qui all'epoca vedi che là c'è aperto, avevano fatto il tunnel proprio perché evitasse tutte le volte che i clienti dovevano venire a vedere lui voleva passare di qui, di dover scendere, e allora avevano fatto un tunnel. Qui quando si entrava sulla destra invece quella parte destra era tutta conceria capretti e di sopra c'erano l'archivio, magazzino delle pelle dei capretti e archivio. E all'interno ovviamente non si può vedere, però c'era il reparto bottali, c'era il reparto delle lucidatrici. Adesso qui secondo me, ragazzi, è dura dire dove c'era. Era tutto conceria, ma la divisione dei reparti da qui non si può più vedere. Però era un giro così, collegava tutto. Le pelle che arrivavano venivano immagazzinate là in fondo. I bottali erano dislocati presso poco. Le lucidatrici erano lì. Così più o meno in quella posizione lì, sì. Prima i bottalate. Prima i bottalate. Lavati. Lasciati nei bottali per non so quanto tempo. Sì, beh, adesso il tempo. E dopo venivano rasate, cioè si dava uno spessore ideale per la lavorazione della pelle. E le pelli venivano reperite e su grezzo oppure già semiconciate. Alcune pelli erano sotto sale, quindi arrivavano e venivano stoccate nei magazzini delle terrettili conservati. Alcuni successivamente col passare degli anni si era passati anche al prodotto secco. È la misurazione dal grezzo, cioè misurano le pelli per vedere cosa cambia quando viene finita la pelle, cioè quanto si perde, se vogliamo chiamarlo così, per dire una pelle di 30 cm a fine lavorazione rimane 30 cm o cambia. Di modo che poi vanno a scegliere, fanno la scelta, quella di prima, quella di seconda, quella di in base alla misura. Il capoconceria misurava, leggeva, dettava e la sottoscritta, perché sono io purtroppo, scriveva. Qui li stanno già, vedete che si vede il sale in terra, le hanno tolte praticamente dai sacconi e le stanno preparando per essere introdotte nel bottale per fare la prima lavatura, ecco, diciamo. La provenienza era da Sud America, Argentina, Perù, Messico, Colombia, Venezuela, oppure dall'Indocina poche, molte è dall'Africa, le lucertole Niloticus praticamente, e coccodrilli anche loro da Sud America. Venivano portati in conceria, messi in lavorazione, però prima della lavorazione vera e propria bisognava portare la pelle in uno stato come fosse sull'animale uguale, per avere una pelle morbida e che si adattasse a tutte le altre, man mano, le operazioni che vanno fatte dopo. Da qui si va praticamente lo squame. Poi venivano passate nella smerigliatura. Rasato. No, prima la smeriglia. Prima la smeriglia. Quella che ti attirava via il grosso, no? E restava praticamente la pelle sottile. Queste invece sono le rasatrici, cosa vuol dire? La pelle quando arriva ha uno spessore così, voi vi immaginate la pelle di coccodrillo sottile, ma quando arriva ha un certo grasso, chiamiamolo così. Per cui vedete, viene rasato via tutto, viene portata la pelle sottile, come poi quando la si compra la borsetta, vedete com'è la pelle, insomma. E qui rasano, infatti vedete che mucchi di roba c'è, viene rasato tutto il brutto, diciamo,
lo scarto perché la pelle sia pronta da essere lavorata. Veniva, andava nei bottali, in questa acqua veniva tutta lavata. La botte dove veniva lavata, il primo lavoro che si faceva la pelle praticamente. No? Questi erano i carrelli dove si mettevano dentro le pelli quando erano bagnate praticamente, quando erano in prima lavorazione. La lavatrice, che noi la chiamavamo la lavatrice, dove la pelle veniva messa dentro per il primo passaggio dopo il bottale. Dopo il bottale veniva fatta una lavatura per togliere proprio tutti i residui, diciamo, ecco. E qui facevano i mucchietti perché le lavavano per scelte, queste sono di prima, queste, perché a questo stadio qui capivano già se la pelle era di prima, di seconda o di terza, per cui non mettevano la terza con la prima a lavare insieme, facevano le divisioni prima di essere lavate. Vedete che la pelle è già asciutta, è già secca. E poi sopra si procedeva per la concia, prima la concia minerale, la concia al cromo. Perché il bottale praticamente è il reparto più grande, se volete, perché mettono in lavorazione una quantità di pelli non indifferente quando arrivavano i camion pieni per intenderci. La pelle va trattata, non metterla in una botte, come si dice, libera, ma va piegata, agganciata con dei ganci perché non abbia fare delle pieghe per il lungo, perché altrimenti si piega per il lungo e fa delle crepe che si rovina la pelle. E questa era un'operazione che si faceva sulla concia minerale. Poi dopo veniva sganciata e altri trattamenti venivano fatti dopo questa concia. Poi c'era una seconda concia che era la concia sintetica, che era quella che preparava la pelle e per la tintura vera e propria. E poi passava la tintura. Dalla tintura passava l'essiccatoio, perché veniva asciugata, e poi passava la lucidatura. E finalmente poi arrivava in magazzino. In concia c'erano solo gli uomini. I seccatoi erano tutte donne, le lucidatrici erano donne, alla pittura erano tutte donne. Perché c'erano anche che pitturavano anche a mano. Perché pitturavano a mano anche, no? C'era proprio anche tanta gente che lavorava, non una volta sola, nel senso che 380 persone non sono poche da far girare. C'erano anche delle belle ragazze, di uomini invece non ce n'era un granché. Le lucidatrici sono delle macchine dove lucidavamo le pelli, i coccodrilli, le lucertole, i serpenti. Io sono entrata nel 63, ero una delle prime anch'io, ho imparato tutti i mestieri come tutti hanno fatto, delle 8 ore. Abbiamo scelto quel lavoro, alle lucidatrici sono rimasta 35 anni. Il mio lavoro era l'essiccatoio, era un reparto che ce n'erano 10, e su ogni essiccatoio c'erano 4 donne. E i telai dentro in questo essiccatoio erano 20, perciò ci voleva quasi, dipende dal lavoro che si metteva su, ci voleva quasi una mattina per fare il giro. Così avevano tempo anche di asciugare, perché certe pelli bisognava far asciugare con la caloria più bassa e certe più alta, perché sennò si tagliavano e si rompevano. Nei primi tempi ero nel reparto che chiamavamo il tavolo, perché lì si ganciavano le pelli che uscivano dai bottali, sia dal cromo che quando erano il vegetale, si ganciavano con delle pinze e con dei ganci in acciaio che dopo entravano ancora nei bottali per altra lavorazione. Dopo un po' servivano i seccatoi e quindi mi avevano messo anch'io nei seccatoi. Eravamo 4 persone ogni seccatoio, mettevamo su queste pelli, ogni mezz'ora entravano dentro, erano come dei contenitori riscaldati che facevano il giro e dopo 3 o 4 ore uscivano già pronte. Dovevamo stare attenti alla temperatura perché c'erano anche le pelli piccole che si tagliavano in metà e quindi erano rovinate, non si potevano più usarle. D'estate si moriva. Perché quando toglievamo i telai erano belli caldi. Caldi, sì. Avevamo sempre su anche i guanti di gomma, che d'estate davano fastidio. Perché come temperatura era molto calda, quindi era il reparto che era più caldo di tutti d'estate. All'inizio, quando sono arrivato all'interrettile, il mio reparto, che è quello che è rimasto in piedi, vicino al serio, era il reparto che stavo costruendo per i capretti. Quindi io ho cominciato col capretto a fare tintura. Poi, finito il capretto, siamo passati al rettile, ho cominciato con le vipere e mi ricordo che addirittura nelle botti che avevamo una volta, mi ricordo perché mi è rimasto impresso, avevamo fatto
una tintura 2700 vipere in un solo bottale. Il mio lavoro era dare una base, tanto per dire, si faceva il rosso, il miele e il fondo che davo, mentre quando veniva sberigliate e rifilate che andava nel reparto di rifinitura, li passava sotto un tappeto e lì si arrivava alla campionatura, cioè c'era il campione, io avevo fatto il fondo e il tecnico che c'era dall'altra parte arrivava al colore definitivo. Alla fine, uscendo di lì, passava le lucidatrici, le quali lucidavano la pelle e la tiravano pronta per essere immagazzinata. Niente, dicevo, voglio 50 piedi di colore gold di coccodrillo. Si preparava il colore gold. E... chiaramente i colori erano in base alle cartelle colori famose che avete visto, no? Poi però c'era magari il cliente che diceva lo voglio più chiaro, piuttosto che... allora veniva lui col campioncino e si cercava di fare il colore che voleva lui. Poi c'è un'altra cosa, andavano praticamente classificate, perché le pelli quando arrivavano c'erano delle pelli di prima, seconda, terza categoria e anche di scarto. C'era un tecnico che praticamente classificava le pelli per avere dopo un'idea di come andavano pagate. Sono la matricola numero uno dell'Iterrettile. Sono entrato nel giugno del 63 e nel giugno del 63 la ditta ha cominciato la lavorazione delle pelli. Le pelli venivano classificate per scelta, c'era una prima e una seconda che venivano vendute allo stesso prezzo, una terza che aveva un prezzo inferiore, eccetera, man mano che si scendeva di... e questa classificazione veniva fatta da me. Comunque la lavorazione era molto lunga, tutta manuale, non che si faceva in 4x48, perché richiedeva molto tempo. Per esempio, se parliamo del coccodrillo, dall'arrivo in conceria e prima che uscisse dalla conceria ci vorrevano circa 2 mesi di tempo. La concia e tutto il resto, lucidatura e tutto quello che va fatto. In base alle commesse venivano fatte le consegne, si spediva in tutta Italia, anche all'estero. I prezzi li faceva lui come si alzava al mattino, eh? Al mattino cambiava il prezzo, dipendeva come faceva la colazione. Tutte le mattine, nel chat lo sa, lui verso le 9, 9:30 chiamava tutti in vestaglia, lui intanto prendeva il caffè e chiedeva oggi cosa mi consegnate. Tutte le mattine noi eravamo 3 capi reparto che venivano convocati. Lui si alzava la mattina, ci invitava nel suo ufficio e mentre faceva colazione voleva sapere come andava, come sarebbe andata la giornata, cioè il tipo quante vendite si sarebbero fatte. Però si vendeva tantissimo, tantissimo, abbiamo lavorato proprio ma forse tanto. Perché proprio eravamo l'unica, non aveva, che avevamo coperte tutte le regioni d'Italia con i rappresentanti, sì, dal Piemonte proprio. Alla Sicilia, voglio dire. Sì, beh, era un settore di lusso, sì. Perché la pelle di coccodrillo, borsa di coccodrillo costava già milioni, quindi parlando in lire. Bellissima, perché sembrava uno specchio. Talmente le squame erano perfette, ti specchiavi dentro. Poi, per sentito dire le voci che giravano i nostri rappresentanti, anche chi si azzardava ad andare ad acquistare in altre parti, per esempio, ad esempio nella Toscana ce n'erano tanti di piccoli imprenditori come concerie, però non aveva niente a che fare con le nostre pelli. Non le dico Milano avevamo tantissimi clienti, una roba Milano era invasa dalle pelli d'Iterrettile, dico dell'Iterrettile. Nella clientela, lo stavo dicendo, c'erano degli stilisti proprio Valentino, Ferragamo, il vecchio Trussardi veniva lui a prendere le pelli, Cesare Pacciotti. Se c'era ancora l'Iterrettile adesso, lavorava ancora, perché alla moda poi con la pelle adesso ha preso tanto, però già negli anni 70 queste persone che adesso sono famose venivano all'Iterrettile. La pelletteria Tromba, Ferragamo, i Gucci, Borri. Io mi ricordo che si cominciava con quella di Firenze, con la fiera di Bologna, con quella 2 a Milano. Micam e la Mipel. All'estero non sono mai andato. Di solito andava lui, no? All'estero. E Franco. La ditta era conosciuta? Molto conosciuta, perché l'Iterrettile ad un certo punto era diventata... Era la prima mondiale nel suo campo. Prima conceria. Mondiale, sì.
pericolo in particolar modo io penso che sia stato sulle rasatrici, perché si lavora praticamente al limite con le unghie che si mandano le pelli proprio vicino. E lì un attimo di disattenzione praticamente uno ci lascia dentro le punte delle dita. Poi c'erano anche le botti che giravano, uno naturalmente se non si guarda in giro è facile che abbia, però in particolar modo erano le rasatrici, ce ne sono stati che le punte delle dita ce le hanno lasciate dentro. Però c'è questo da dire, tutte le macchine hanno le proprie protezioni e le avevano anche quelle, però a volte siccome le pelli avevano uno spessore talmente alto che faticavano a inserirla nella macchina, la protezione che era come una lamina veniva tolta, di conseguenza togliendo quella lamina di protezione era molto pericoloso per le dita. Quando fai certe lavorazioni, come per esempio usando cromo, gli acidi, solfuro di sodio e tutti quegli acidi che usavamo, no, emanano anche nell'aria e anche la respiri automaticamente lavorando in dita. Specialmente quando si lavorava col cromo, era l'acido, avevamo tutte le mani verdi, no? Poi c'era nere. Un odore, perché tante non si poteva lavorare senza guanti. Mettevano qua qualcosa di profumo perché toglievano un po' l'odore. Quando uscivi che andavo a casa, mia moglie mi diceva, senti che odore di pelle, noi dentro non si sentivamo, sì. Perché quell'odore della pelle selvatica. Anche quell'acido lì che... Quando vuotavano i bottali. Poi rimanevano 10 giorni nei bottali, quindi l'acqua era... Quando scaricavano l'acqua dei bottali c'era un bel profumo. L'odore andava un po' dappertutto, soprattutto secondo me i bottali. Sì, l'odore dove più veniva lavata lì proprio per cromo, questo carne lì così. Poi al di là del cromo, già la pelle stessa, presumo che già dalla pelle veniva sto odore. E rumore nelle lucidatrici. C'era questo rullo che poi là c'è l'agata. Quello era un reparto più rumoroso. Immaginate che questa sia la macchina, c'è una fascia di cuoio. Fra la fascia di cuoio e la pelle c'era l'agata che sfregando così con la forza della macchina lucidava la pelle, per cui se era verde opaco veniva fuori il lucido. Voi avete presente le pelli di coccodrillo che si vedono sempre belle lucide, no? Poi era questa pietra qui che praticamente le lucidava. Come è andata la vita al Ferte, glielo dico io. Eravamo diventati amici col dottor Kaplan, quindi ci vedevamo spesso, casa sua, fuori. E un bel giorno mi dice, perché non lascia se ne viene con me? Ho detto, va bene, adesso provo. Io mi sono congedato per andare alla Itarrettile, Ma pochi giorni dopo che mi sono congedato, che sono andato lì, io e il dottor Kaplan, siamo andati a trovare l'ingegner Baroni, che era vicino a me, di fronte alla caserma. E l'ingegnere gli dice, cosa sta facendo? Il dottor Kaplan chiede all'ingegnere, cosa sta facendo? Il ingegnere dice, ma sto facendo un piatto per una ditta di fertilizzanti. Dice, dica se ha bisogno di un socio. Poi siamo andati via. Quando siamo usciti, io ho detto, dottore, che bisogno c'è di un socio? Facciamo noi la ditta. E lui mi dice... Provveda, doveva andare in vacanza, era la fine di luglio, prima d'agosto doveva andare in vacanza, lui dice provveda lei. Quando è tornato dalla vacanza, fine d'agosto, aveva trovato già il terreno da Don Guido di Moscazzano, era della Cuveia. I terreni erano del prete di Moscazzano, quindi erano della cura di Moscazzano. Probabilmente in quegli anni, siccome c'erano dei vincoli con i coltivatori diretti e prendevano molto poco,
E allora si sono liberati, penso. Mi pare un certo prete che si chiamava Don Porcellotti, forse. Penso che lui l'ha venduta, dunque l'edital fertile si è sorto nel 68. Penso che la motivazione sia stata questa, che si è liberato di questa terra qui che le rendeva poco. L'edital rettile andava benissimo, no? Perché guadagnava tanti soldi, lavoravano anche bene, perché erano proprio belle le pelli di rettili che facevano le edital rettili. E niente, probabilmente Kaplan si è trovato con un sacco di soldi, voleva investirli in un modo un po', ha chiesto a mio cognato, che già conosceva perché andava lì ha fatto dei macchinari anche per l'edital rettile, e ha chiesto se trovava un posto adatto per costruire una ditta di concimi, e l'ha trovata mio cognato, e hanno costruito quella ditta lì di concimi di sorta. Il genere della Polonia è un podinese, e che praticamente gli ha costruito il stabilimento della ditta alla fertile, i macchinari dello stabilimento glieli ha costruiti, glieli ha progettati questo ingegnere. Una persona molto intelligente, ma anche con una sensibilità un po' particolare, nel senso che era molto aperto con l'amicizia, piaceva scherzare, aveva un rapporto bellissimo con le persone per la sua. E così è nata l'edital fertile, proprio da pionieri, diciamo. È nata da pionieri, perché lui ha detto poi. Io ho telefonato a quello che aveva una ditta di fertilizzanti e gli ho chiesto se voleva venire, diventare socio, collaborare con noi. Ho detto sì, volentieri. Però poi ci siamo resi conto che non era una ditta di fertilizzanti, aveva un bugigattolo, ma che non si intendeva di niente. Infatti è venuto un po' lì, ma abbiamo combinato un sacco di pasticce perché non sapeva niente di fertilizzanti. Prima di riuscire a fare il titolo giusto ce n'è voluto un bel po', perché prima non granulava, poi granulava ma si impaccava, e mi ricordo che hanno tribolato mica male. Quando sono arrivata io, allora hanno cominciato a messa la produzione verso dicembre del 68, io sono arrivata a agosto del 69, no? Dopo le ferie lì di agosto. E niente, lì già cominciavano ad andare meglio le cose. E dopo, piano piano, io andando a visitare delle altre ditte di fertilizzanti e tutto, abbiamo capito come si doveva fare, quindi abbiamo tribolato un po' all'inizio, però poi siamo andati avanti, che la Montedice veniva qui, diceva i concimi lasciamoli fare a noi, noi li vendiamo soltanto, dicevano, quindi. E così è nata la Ital Fertil, nel 68. Abbiamo cominciato alla fine del 68, in primavera eravamo già in produzione. Una dieta che poi, a parte dopo l'Eniche e la Montedice, venivamo noi in Italia. All'inizio, quando hanno messo su lo stabilimento, non ha andato niente mio cognato, perché sembrava che dovesse diventare socio. Poi quando Kaplan ha visto che le cose andavano bene, si è tenuto tutto lui. Il comune di Ripaltrapina è un comune un po' strano. La zona dove abitiamo noi, la Canova, è una lingua che si estende verso l'Adda e che è più vicina a Gombito. Quindi Ripaltrapina ha costruito questo stabilimento che in questi anni qui non sarebbe mai passato, perché siamo in pieno parco Adda, lontano dall'abitato di Ripaltrapina. A Ripaltrapina non dava fastidio, mentre invece il fastidio abbiamo ricevuto noi che abitiamo più vicino, e il comune di Gombito soprattutto. Sorge molto vicino a Gombito, cioè in questa frazione Canova, che è una frazione di Ripaltrapina, ma sostanzialmente è attaccata a Gombito. Quando io ho cominciato a fare il sindaco nel 1970, questa azienda esisteva già. Quali siano state poi dopo le motivazioni per cui si è scelto lì piuttosto che da qualche altra parte, sinceramente non lo so. Comunque è partito con l'edital rettile, e dopodiché hanno incominciato questa avventura con due persone di Montodine che sono i fratelli Baroni. Per quanto riguarda l'edital fertile, loro due sono state forse le due persone centrali per quanto riguarda l'inizio della fabbrica. Mio marito, prima di fare quel lavoro lì, aveva già fatto delle mostre, aveva già venduto dei quadri. Nel 67 aveva fatto una mostra
a Milano aveva venduto tutti i quadri, quei pochi, dopo non li ha, quando ha cominciato a fare non ha più fatto quadri. E mio cognato si dilettava sia a scrivere che a fare i quadri, alcuni quadri che ci sono di là, quelli a olio li ha fatti mio cognato, le statue mio cognato ha fatto. Quando hanno fatto una mostra per presentare le opere di mio marito, lui ci ha dato il terremoto che poi ha regalato a Don Carlo. Uno dei suoi hobby era fare questi quadri con i sassolini del serio. Questo qui è un quadro che lui ha fatto e che poi ha fatto per il Caplano. Poi mio marito aveva un sacco di interessi, per cui stava lì a aspettare il momento per andare in pensione, perché lui aveva gli interessi, le ricerche storiche, quelle cose lì, no? Ha scritto il libro su Montodine. Il dottor Kapp si è laureato in Belgio, ingegnere agronomo era lui. Diceva che era un creativo e un imprenditore. C'ho l'Italfertil che mi permette sviluppare la mia passione per la mineralogia, mi pare. Bisognerebbe andare a rileggere l'intervista. Comunque per la mia laurea scientifica. Mentre le pelli, coi colori, eccetera, mi permettono di sviluppare la mia vena creativa. Lui, essendo che era un perito agrario, probabilmente anche con l'Italfertil tornava un po' la passione dei vecchi studi e quindi ha incominciato da poco con il primo impianto di granulazione, poi sono arrivati altri impianti più meccanizzati con l'insacco e poi naturalmente il mercato si è aperto da solo, insomma. Quali materiali venivano usati? Le materie prime erano molteplici, in base anche al prodotto che si faceva. Cloruro di potasso, c'era biammonico, il 1846 era. Erano i due tipi che formava il 90% della produzione. Chi erano i fornitori? Diciamo Nord Africa, Russia e America. Da lì che arrivava la maggior parte dei prodotti. Quale procedura di lavorazione veniva usata? C'erano sei tramoge, si versava il prodotto alle quantità giuste che ci davano, veniva dentro in un cilindro che girava, noi da lì aggiungevamo acqua, acido, alcune volte anche ammoniaca, e faceva tutto un percorso di essiccazione, raffreddamento, il prodotto diciamo finito andava nello stoccaggio, invece il prodotto, diciamo, piccolino, brutto, ritornava ancora in circolo. Come si trasformava il materiale? Il prodotto iniziale com'è, che è terra, diciamo, alla fine il granulo che doveva essere, alla fine del prodotto, diciamo. Cosa se ne faceva dei prodotti mal riusciti? Non si buttava via niente. Lì viene tutto riciclato, ancora dentro nella produzione. Lì quando c'è tanto, diciamo, scarto, fanno delle ricette con dentro quella, ma lì non viene buttato via niente. Quanto tempo si impiegava per avere il prodotto finito? Diciamo che dall'inizio, da quando con quelle pale meccaniche veniva alimentato le tramoge, a diciamo al primo granello che poteva uscire al prodotto finito, penso che sui 50 minuti all'incirca. Da dove provenivano gli operai? Allora, l'Italfertil è dislocata in un punto un po' particolare, perché è fra il paese di Montodine e il paese di Gombito, però in sostanza è il comune di Ripalta Arpina, per cui raccoglieva un po' parecchia gente di Gombito e di Montodine. E poi dopo invece si era abbastanza estesa, anche perché appunto con la questione dei turni. Poi anche perché, un particolare che non abbiamo detto, che aveva un tipo di lavorazione che nei mesi primaverili aveva dei picchi di lavoro e di conseguenza lì la manodopera aumentava. Diciamo che la ditta aveva incominciato anche ad assumere già negli anni 80-85 già parecchi extracomunitari che incominciavano ad esserci nella zona. E comunque anche verso il Lodigiano era abbastanza estesa, non era proprio circoscritta soltanto
ai paesi vicini. Era molto variegato. Sì, sì, era abbastanza allargata. Ci sono i nastri trasportatori che trasportano le materie prime e ogni tanto ci sono delle calamite, ma calamite abbastanza forti, dove si attacca i pezzi di ferro, le impurità che ci sono dentro, si attaccano lì e l'operatore con il guanto ogni tanto dovrebbe pulirla, perché un pezzo di ferro può tagliare il nastro trasportatore. E una notte mi viene a chiamare per andare a fare delle pesate. L'operatore lì era uno che lui non puliva mai quella calamita col guanto. Una volta, due volte, allora quel capoturno cosa ha fatto? C'erano ancora le lire. Ha preso 500 lire, le ha attaccate sotto alla calamita e ha detto lasciamo stare così com'è. Niente, facciamo le pesate. E quell'operatore lì sulla pala meccanica è sceso e ci guardavano. Ora è andato là il capoturno con la mano, col guanto, ha pulito la calamita e mi ha detto «Rancati, guarda, 500 lire! Mi credete che quella calamita lì da quel giorno era lucidissima? Perché ogni 5 minuti quello, con la speranza di trovare sotto i soldi, andava lì e puliva». Sono finita a Italferti perché mio marito conosceva mia sorella e gli aveva detto «Non conosci qualche ragazza carina che ha voglia di venire a lavorare lì a Italferti?» «C'è a casa mia sorella, no? Falla venire. Va bene, no?» E sono andata lì. E ho cominciato a parlare con lui quando l'ho conosciuto là, no? E mi ha intrigato moltissimo perché mi sono innamorata. Ma i bigliettini che mi lasciava non erano bigliettini, erano dei fogli bianchi, rotondi, e che erano i filtri. E lui mi diceva, usa quel reagente lì, no? Io usavo il reagente, usciva una frasettina, e dopo però col tempo sbiadiva, andava via, no? E io, quando sei da sola, mi diceva, intanto che aspettavo i risultati, allora io eseguivo puntualmente come avevo messo sopra il reagente che veniva fuori la frase, entrava a capalano. Lui arrivava in bicicletta, non si sentiva, no? Per cui apriva la porta, tutto bene, mamma, io mi spaventavo, e tu se mi dice cosa stai facendo, allora me li cacciavo in tasca, no? E ogni tanto qualche provetta cadeva per terra e si rompeva, e diceva, come timida lei, come timida. Il signor Baroni, che è morto nel 96-97, era un capo reparto, una persona squisita, veramente lui per gli operai si faceva in quattro, ed era un capo reparto, non era diciamo un... ma per noi è stato il personaggio dove prima di avere un incontro con la direzione chiedevamo a lui se si poteva anticipare qualcosa, e lui ci faceva alcuni dritte che andavamo là, sapevamo già come comportarci. Io dovevo stare a casa in maternità, infatti è venuto Cocchetti, che è venuto perché lui era perito chimico. Penso che inizialmente lavorava la signora Carla, ha iniziato lei e poi appunto è rimasta incinta, si sono sposati e Maurizio ha preso, penso, il posto della moglie di Carla. Era molto orgoglioso lui del suo lavoro. No? Lui era responsabile tecnico, no? Lui e Cocchetti dopo, anche lui. Poi aveva un impianto Cocchetti, c'erano due impianti, uno lui e uno questo, e facevano a gara chi faceva di più, chi faceva di meno. Il signor Cocchetti, che come personaggio era, come direttore era abbastanza tosto. Era un po' magari severo, duro, perché sapeva che loro potevano dare anche di più, forse voleva tirar fuori il massimo. E poi anche perché c'erano degli obiettivi, no, da rispettare, però poi sapeva anche fare, gratificare, insomma, gratificare il sacrificio. Buon animo di dottor Cocchetti, che era una persona, sì, era abbastanza duro, però con gli operai era un pane, come, cioè un pane nel senso buono, e se c'era da aiutare l'operaio, da aiutare. Ha fatto una gavetta lì dentro, è iniziato nel 70, quindi conosceva tutte le varie fasi, no? Delle produzioni, per cui lui, anche se non era laureato, aveva un'esperienza tale che si sapeva tirare a dietro, diciamo, degli altri collaboratori e la fiducia. Alla una di notte, una sera, vado a bere il caffè e mi vedo lì polizia, guardie ecologiche, carabinieri all'entrata e mi fanno, cosa c'è? C'è successo qualcosa? Dovete... No, no, ci hanno chiamato perché c'è puzza a gomito. Vabbè, allora vorremmo entrare. Ho detto, no, guardi, questa qui non è casa mia. Io sono qui dipendente, chiamo il direttore,
e sento cosa mi dice. E chiamo il signor Cocchetti, a Pizzichettone abitava, e gli spiego il tutto. E lui proprio giù, proprio alla borsa, se gli dice ai signori di stare fuori, io mi vesto e vengo lì. Già da lì il personaggio, se sarebbe stato un altro, guarda, domani mattina mi presento io dai carabinieri, non ho lui alla una di notte, ma spesso volentieri si trovava lì alla una, alle due di notte, si alzava da Pizzichettone, veniva in azienda, girava, Cicchetti a non finire, perché lui era uno molto inquadrato, però era un personaggio anche lui, alla sua maniera, ma era un personaggio. L'hanno voluto, nonostante non potesse più camminare, non poteva più andare sugli impianti, ma lui alla mattina sul lavoro era la riunione, c'era da far da organizzare il piano di lavoro, erano tutti lì intorno, gli parlavano, faceva ancora il suo lavoro, purtroppo non potendo andare sugli impianti, per cui penso che, cioè, ho notato la stima che avevano per lui. Le volevano tutti bene, obiettivamente, sì, mamma. Sì. Francese, che ai tempi di Auschwitz è emigrato in Sudafrica. La sua famiglia è praticamente stata decimata dai campi di concentramento. Che lui è campo concentramento, me l'ha detto, c'è anche il suo stima nel braccio. Salvato. Che era apolide, non ho mai saputo neanche se la mamma, i genitori o qualcuno dei suoi sono morti in campo di concentramento. So che erano amici di Moshe Dayan, perché mio marito aveva fatto un quadro di Dayan con la benda sull'occhio e l'aveva comprato lui, Kaplan. E poi a mio marito è arrivato un libro dalla guerra dei sei giorni, che gliel'aveva mandata Dayan, l'aveva ringraziato, che aveva detto che gli aveva colto proprio il suo essere più intimo, no? in quel quadro là che aveva avuto dalla moglie di Kaplan. E lui mi aveva raccontato di quella che poi è diventata sua moglie, che era una bellissima ragazza, credo che fosse amica di sua sorella, adesso non ricordo bene. La moglie era una donna meravigliosa, bellissima. Io l'ho conosciuta che credo avesse più di 70-75 anni, ma era ancora una donna veramente molto affascinante, molto bella. Lui considerava un po' una ragazzina, ma era bellissima, e quando lui è riuscito ad andare via, poi ha fatto in modo di fare espatriare anche lei, cosa assolutamente non facile, però con una lettera in cui lui chiedeva di farla venire perché voleva sposarla, insomma, è riuscito a portare anche lei in Africa. Quando sono andata io e mio marito a portargli i confetti, lui ha ricordato appunto la sua vigilia del matrimonio, che l'ha fatta scappando in Africa perché con la moglie avevano paura di essere presi dai tedeschi e quelle robe lì. E poi lei si è ammalata, ha avuto dei problemi enormi, quindi lui ha deciso di ritornare, ormai però la guerra era finita, quindi i problemi non c'erano, è tornato è andato in Francia perché lei aveva preso la malaria. La moglie era venuta qui, la moglie è quella che aveva progettato le aziende, che aveva lavorato moltissimo con lui, e si è poi allontanata da qui per motivi di sicurezza. E poi anche perché lei aveva detto al marito, ma tanti anni prima che lo conoscessi io, basta, adesso smettiamo di lavorare, andiamo in pensione, godiamoci un po' la vita, siamo sempre qua, eccetera. E lui, ma no, perché le aziende, gli operai, eccetera, eccetera. E quindi lui è andato avanti, lei a un certo punto evidentemente deve avergli detto, ma io sono stufa di vivere qui a Montodi. L'ho conosciuto forse nel periodo in cui credeva di essere
eterno, no? Cioè il momento migliore della sua vita, si era realizzato, gli andavano bene le cose, per cui era molto sicuro di sé, tutte quelle robe che... Poi verso la fine, quando è andata via la moglie, quando lo vedevo mi faceva un po' pena, mi dava un po' l'impressione della persona sola, per quello che si è attaccato molto anche a Donno e Signora, anche loro erano solo, non avevano figli, così erano proprio, era il trio. Infatti anche quando venivo qui veniva sempre qui insieme. No? La domenica andava a trovare la moglie, ha preso una casa a Monte Carlo apposta per essere più vicino, per poter andare il sabato, e poi tornava la domenica, lunedì mattino. Quando non andava via eravamo sempre assieme la domenica, andavamo a fare un agito, andavamo fuori a mangiare, perché io non lo lasciavo mai solo, c'ero io e mia moglie, e quindi eravamo sempre assieme, insomma. Poi, e quando abbiamo creato l'Ital Container, molto spesso la domenica andavamo all'Ital Container per vedere i lavori, per vedere come andava e tutto, e quindi a volte per riposarci la domenica andavamo a Ravenna. Insomma. Era una persona molto sola, anche perché non aveva moltissimi amici. Era anche duro, nel senso che non si costruisce quello che aveva costruito lui senza pugno saldo e duro. Era di una correttezza e di una serietà veramente notevole. Come carattere, il dottor Kaplan era una persona molto buona, anche se voleva far vedere che era severo, ma dal lato umano era anche buono. Ecco. Una persona molto cordiale, molto cortese. È venuto il mio matrimonio. Ho ballato col dottor Kaplan, gli ho pestato i piedi il giorno che ci siamo sposati. Era un uomo meraviglioso, il dottor Kaplan, un uomo generoso, generoso per tutti. Era un gentiluomo. Carattere molto buono, un grande, buona persona d'animo. Aiuta tanta gente, sono contentissimi, tutti. Mi ricordo questa intervista con quest'uomo, che allora era più che settantenne, di una lucidità tremenda, di una determinazione altrettanto tremenda, e anche di una lungimiranza, se vogliamo, rispetto, perché già teorizzava la globalizzazione. È stato in prigione, era tutto contento perché l'ha trovato solidarietà, non lo so, io probabilmente era talmente abituato a star da solo che, avendo intorno un po' di persone, lui era già contento. Poi secondo me anche il suo lavoro, gli impiegati, tutto, lui li considerava della famiglia. Andava da Agostino e diceva: ma come sta tuo padre, come sta tua madre, insomma, usava questo tono, che se vogliamo il vecchio padrone delle ferriere, no? del libro cuore, no? Cioè... Dal punto di vista personale è una persona squisita, molto gentile, però per quello che posso dire io, per il resto comunque era un padrone, era uno che non faceva finta, ascoltava gli altri, ma alla fine le decisioni erano sempre sue. Uno che veniva dal gestire coltivazioni di canna da zucchero in Costa d'Avorio, abituato a lavorare, non so, che con quei lavoratori che forse erano un po' più di schiavi, insomma, o forse ancora a quel livello lì, quindi il classico padrone delle ferriere. La nostra opinione era molto negativa, era l'opinione che avevamo. Era quello di una persona dedita sostanzialmente a accumulare denaro e senza un minimo di preoccupazione per i propri lavoratori. Stava volentieri in compagnia, era spiritoso, raccontava le barzellette, si divertiva a raccontare anche le barzellette, era un uomo colto, molto colto, perché si teneva informato un po' su tutto. Era una persona indubbiamente colta, no? Faceva riferimenti colti, eccetera. Lui, quando si andava là, le barzellette non le sparava nessuno. Erano barzellette che riguardavano però il rapporto religioso, almeno con noi, no?
sui preti oppure sulla chiesa oppure, Anche il dottor Capra era uno allegro, gli piaceva raccontare barzellette anche a lui, cioè sì, sì. Ci intratteneva specialmente con i clienti, si voleva far vedere, no? Che era una persona di compagnia. Lui era un po' paternalista. Era molto centratore, bisogna dire la verità. Non delegava poco. E quindi le persone che erano sotto di lui, non avendo un'autonomia istituzionale, non avevano neanche poi tanta la voglia di mettersi a fare, di prendere delle iniziative, eccetera. Lui era veramente abbastanza un accentratore. Era un uomo, se mi si permette il paragone, avanti moltissimo rispetto alla realtà locale. Caplan era ancora quel tipo, padrone delle ferriere, molto accentratore, meno competenti aveva attorno e lui andava bene, insomma, perché così lui poteva fare tutto quello che voleva, decideva tutto lui, eccetera. Non ha mai voluto affidarsi a nessun altro e probabilmente gli anni passavano anche per lui. Caplan era attaccatissimo alle sue aziende. Lui è vissuto per le sue aziende. Il grande peccato che ha fatto è stato quello di accentrarsi tutto su di lui. Sì, un accentratore era un accentratore. Lui doveva passare tutto da lui, cioè anche dove c'era il direttore all'Iterrettile e di là c'era Donno, però non si muoveva foglio che lui non sapesse, cioè la decisione era ancora lui che la prendeva. Questo vedere il futuro 30 anni prima, insomma, c'è niente da fare. Cioè, su questo era e sapeva fare l'imprenditore, insomma. No? Il primo giorno che è stato arrestato ha voluto il telefono in cella, perché lui diceva che via lui le aziende erano ferme. È stato capace di donare tutto se stesso, a scapito anche della famiglia. La sua famiglia erano le sue aziende. Una voglia di difendere i suoi operai, le sue persone, incredibili. Io mi ricordo la vigilia di Natale, lui è partito, si è fatto portare dall'autista a Monte Carlo a prendere un bel po' di soldi del suo conto corrente, perché dice non posso lasciare la mia gente a Natale senza stipendio. Dopo tanti anni, io rimango sempre il dubbio che fosse un opportunista molto intelligente, sfruttando questa arretratezza culturale. Allora aveva, credo, grosse disponibilità finanziarie, insomma, ecco, però lui è vissuto lì come una prigione, se vogliamo, ecco. Lui non usciva mai, il titolare, non usciva quasi mai dall'azienda, dormiva lì, mangiava lì, faceva tutto lì, tranne ovviamente quei rapporti che ogni tanto si faceva portare da barbiere a Milano, noi ci chiedevamo perché, forse non c'erano sufficienti barbieri bravi qui in zona, ma forse era anche un modo per ogni tanto uscire un pochettino, eccetera, perché lui accentrava tutto, le decisioni erano tutte sue, i controlli erano tutti suoi, eccetera. Aveva trovato il poster di alcune donne svestite e si era arrabbiato, però non è mai stato scoperto chi era. Sicuramente il magazzino. Adesso non mi ricordo, comunque è vero, c'erano delle foto negli armadi, chiaramente lei, aprendo questo armadio, ha visto questa foto e ce l'ha fatta togliere. Dopo il dottore mi ha chiamato, perché ero il responsabile io del magazzino. La signora, passando giù in basso, aveva visto che si attaccano quelle foto lì. Soprattutto ci sono i giovani. Ecco. Era salita di corsa in magazzino e è andata proprio a togliere quella foto lì, no? È andata a mostrarla al dottor Caplan. Il dottor Caplan mi chiama: a chi piacciono le donne? Mi dice. Il presidente dell'asilo ha aiutato tanto l'asilo, infatti, perché lui si riteneva proprio montodinese. Era avanti
30 anni e sapeva gestire le pubbliche relazioni, perché lui il prete lo difendeva, questo qua era bello, però il prete lo difendeva. Mi pare che avesse fatto qualcosa per l'asilo, adesso non... Diciamo che lì probabilmente è stato nominato presidente, sia perché vabbè, era una figura che lui ci teneva ad essere benefattore, ad essere... No? Paternalismo di cui parlavo prima. Poi aveva il volto buono perché era presidente dell'asilo di Montodine. Beh, ma questo c'è sempre stato in tutti i padroni che hanno il volto buono, che donano alla chiesa, all'oratorio, all'asilo, danaro, quadri e quant'altro. C'era molta paura negli anni 70 da parte degli imprenditori. C'è stato un periodo quando prima veniva in bicicletta, poi c'è stato il periodo che c'erano i rapimenti, no? Non è più venuto in bicicletta, basta, messo via tutto, e aveva il terrore di essere rapito. Era maniaco della sicurezza, no? Cioè, me lo ricordo, aveva paura di essere rapito. La favola narra che il dottor Kaplan nuotasse in piscina con il suo fedele collaboratore che con la pistola controllava che nessuno entrasse. La faccenda della mensa, il dottor Kaplan quel giorno lì, mi ricorderò sempre, si è presentato col dottor Azzini, c'era il signor Tonno, il signor Cocchetti, si è presentato lì con la pistola. A quanto di, ma dottore, non mi sembra il caso di... E lui mi ha risposto subito, Rancati, non si sa mai. Montodine soprattutto l'aveva diciamo fatta lui, perché tutti quelli che lavoravano da lui erano riusciti a comprarsi la casa, poi lavoravano lì le mogli, poi ci hanno lavorato i figli, quindi praticamente lui ha visto crescere, era Montodine lui ha voluto essere seppellito a Montodine. Lui ha sempre detto, quando muoio voglio rimanere a Montodine. Perché lui si era molto affezionato anche ai suoi dipendenti, amava il paese, perché non ha mai voluto andare via, sua moglie se n'è andata, poteva seguirlo anche lui, invece lui non se n'è mai andato via. Era riuscito a convincerla a venire in Italia, si è fermata a Milano con una mezzetta blindata a fare compere e cose di questo genere, l'autista è sceso, è uscito, non c'era più Mercedes, lei ha girato i tacchi, ha preso il taxi, è andato a prendere l'aereo, è andata direttamente a Parigi, sarà finita e non si è più fatto vedere. Lui si è ammalato a Parigi e voleva venire a Montorne, non gli permettevano di uscire. Non ho capito bene come hanno fatto, hanno detto che veniva con un'infermiera, hanno noleggiato un aereo privato. E un'infermiera che poi era sua figlia, ha detto che era un'infermiera per potersene venire a Montodine, perché lui amava tanto Montodine. E lui quando è stato male si è fatto portare in Italia, si è fatto portare a Crema. Era a Monte Carlo quando è stato male. Pur avendo là vicine la moglie e la figlia, lui ha voluto venire a Crema. Comunque lui si è affezionato a Montodine, si è voluto essere sotterrato qui, in mezzo ai suoi operai. Lui si è sempre considerato, io non sono di Montodine, sì, sono di Gomito, lui ha voluto rimanere qui al cimitero, ma lui si considerava di Montodine. Di Montodinese. All'inizio era, non All'inizio si vedeva era neanche, insomma, era, non aveva, un capannone. Era un capannone di cui un pezzo era la sua casa. La sua casa è stata abbellita quando è sorta la piscina, che c'era il giardino, ma è venuto molto dopo. L'esterno l'ha ricoperto in marmo. Non ha fatto bello solo la sua casa, era proprio tutta la facciata. Sì, c'era una piscina, era una bella casa con una specie di ristorante interno. Aveva il cuoco e tutti... E gli ospiti che venivano erano lì a mangiare, a fare, quindi questa era anche la sua grande soddisfazione. Allora i clienti erano a flotte, arrivavano lì, per cui si ferma, invece di portarli fuori al ristorante come succedeva i primi anni, aveva deciso di farsi il ristorante lì, così finito il magazzino, passavano al ristorante e mangiavano lì i clienti. Tante volte il cuoco non è che facesse da mangiare per lui gli ultimi anni, ma prima... Sì, 20, aveva 20-25 persone. Proprio un ristorantino. Ristorantino. Quando l'ho conosciuto io, non più, ma lui precedentemente aveva ricevuto molto, forse anche quando c'era ancora la moglie. Mi parlava di gente, di feste, di ricevimenti, quindi
c'era una specie di come se fosse un ristorante, nella zona dove c'era a pian terreno la piscina. E poi c'era, sì, una casa bella, grande, con belli oggetti, una gran bella casa, insomma. Avevamo il campo da tennis e la Itarretine. Vi dirò chi vinceva. Un giorno sono andato da un professore a Milano per farmi visitare a Sesto San Giovanni. Ho detto, lei gioca a tennis? È bravo, dico, sì, sì, sono bravissimo. Ieri ho fatto una partita e finita 6-1-6-0. Dice, per lei? Dico, no, per il mio avversario. Era la sua passione giocare a tennis. Ho giocato quasi fino all'ultima. Io non ho usato la piscina, però ho giocato a tennis con il dottor Casa, perché lui aveva anche il campo da... Sì, anch'io ho giocato al tennis. Maurizio ci giocava anche a tennis. Non potevi vincere. E forse ecco bisognava. Ma io non lo facevo vincere però. Paolo, per forza. Beh, io non sapevo giocare come te. Lui... Veniva naturale. Il fumo per il dottor Capra era una cosa scandalosa. Fuori dal... Guai se ti vedeva fumare una sigaretta. Non potevano sentire l'odore del fumo sia lui che la moglie che la figlia. Ricordo, ecco, anche senza fare nomi, lì vicino a un paio di chilometri c'era questo stabilimento della Sila, usciva un po' di fumo dai camini di questa ditta qui. A lui dava fastidio, non so come, e lì ogni tanto qualcuno dei suoi stretti collaboratori, quando usciva il fumo da là, tossiva. Aveva bisogno di gente, di yes man, insomma, vicino, ecco, di gente che dicesse sempre di sì. Sì, aveva l'accento italiano, nel più l'accento francese che aveva. Il classico francese che parlava in italiano, sì, con si la R, sentiva molto. Parlava con la R, proprio un francese che parlava in italiano, sembrava. Sì, ma loro avrebbero in quel caso una situazione privilegiata di tutti i riposi. Allora, per il momento merce non ce n'è. Ullala. E sono riusciti a prendere posizione fino a maggio? Come mai? Come mai? La ditta era inquinante. Era inquinante, però avevano però preso le precauzioni, sì. C'era il depuratore. Ma nei primi anni il rapporto col fiume è stato
deleterio, perché si scaricava di tutto, dalla bottalatura ai colori, al cromo. Poi è venuto a un certo punto l'obbligo dell'impianto di depurazione. Tanti problemi, sempre anche legati a un fatto ambientale, esistevano anche lì tarretile, perché anche nella conceria, in fatto di materie prime, anche lì non si scherzava, anche come ambiente. Anzi, forse era più complesso ancora dal punto di vista del contatto con le materie prime. Il depuratore di tarretile è stato un depuratore che nelle nostre zone per primo ci ha posto il problema dei metalli pesanti, inquinamento da cromo. Poi chiaramente con le tecnologie di allora, oggi probabilmente si potrebbe fare meglio, ecco. non lo metto in dubbio, però allora era quello. Ecco. Quindi voglio dire, una certa sensibilità c'è sempre stata. Poi dire, era sana? No. Poi se andiamo là in fondo, là c'era il depuratore che serviva per depurare le acque che venivano scaricate e andavano a finire nelle sedi. Il problema anche dell'inquinamento, perché bisognava poi lavorare queste pelli e quindi le acque di smaltimento che venivano messe nel serio, c'era il depuratore. E qualcuno diceva che non veniva poi usato nel modo più corretto. Mi ricordo che i primi anni della fabbrica, lì il paese di Gombito, gli abitanti più vicini cominciavano a sentire degli odori, delle polveri, perché c'era proprio anche un'azienda agricola lì vicino. E lì, cioè, diciamo, gli abitanti avevano incominciato ad essere un po' sensibili, insomma, da questa fabbrica non si sapeva bene cosa fuori usciva. E quindi era un problema che incominciava a farsi sentire subito agli inizi, verso gli anni 80 proprio. Dopo i primi anni, anche 75. Mi ricordo di questo contenzioso che mio padre ha sollevato perché si era tutto il terreno tutti sporchi, ha incominciato ad avere dei danni nella stalla, nel senso che le mucche erano infertili. E allora ha cominciato a fare delle analisi sul foraggio e ha trovato dei dati inquinanti. Fertil imbiancava i tetti dei paesi circostanti, in particolare quelli di Gombito. No, le polveri non è che mancavano, ce n'erano abbondanza, specialmente quando scaricavano i camion rimorchio, no, che portavano le materie prime. Facevano un polverone che a volte non ci si vedeva più neanche all'interno della fabbrica. I primi giorni che lavoravo lì nel 78 ero su ai piani superiori, è venuto su il caporeparto, che in un ambiente normale si vede, io l'ho riconosciuto a 2 metri dalla polvere che c'era dentro nell'impianto. Il problema era che queste polveri in qualche modo si depositavano un po' sul piazzale della ditta, eccetera, e qualche volta per il vento, eccetera, andavano oltre il perimetro della ditta. E lì c'era questa azienda agricola di Bonardi, sì, che già prima in qualche modo aveva avuto modo di farsi sentire nei confronti della ditta. E quando i fumi dei camini, l'aria era bassa, lì era, il gomito era irrespirabile. Noi, essendo i camini alti, andava fuori, no? Andava verso Gomito, no? Fin se andava invece dall'altra parte verso Montodine o verso, cioè ti stava di più, no? Il massimo c'era la palassina che rompeva il ristorante lì, e quello della benzina, no? Che diceva, ma filmò? Mentre lì andava di là, lì ci trattava di un paese intero. C'era quell'agricoltore lì vicino che si lamentava, ma non era vero, anche perché sì, un po' di polvere c'era, anche se mio cognato aveva fatto un impianto di abbattimento. E perché a volte si vedeva un po' di polvere che usciva dai camini, ma era una polvere di fertilizzante, diciamo, quello che danno sui campi, non c'era, ripeto. E un professore venuto da Cremona ha visto le nostre piante che avevamo lì, le acace, tutte flore, diceva che queste qui sono le prime che morirebbero se ci fosse inquinamento, erano tutte floridissime. Capito? Facevo il turno di notte, no? Erano le 4 di notte, 3:30, 4, no? Esco nel cortile,
diavolo, piove, c'è fuori c'è la luna con le stelle, piove. E veniva fuori dal camino, no? Una polvere che io non sapevo che colore, non sapevo cos'era, no? Si è capito che cos'era quando praticamente è venuto un po' più chiaro. Io ho visto tutti i campi erano bianchi, sembrava nevicato. Ho detto, ma sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ora, campi di grano, campi di erba, li hanno dovuto tagliare tutti, prematuri, no? Prematuri, perché quella roba lì era tutta inquinata. Non si è mai capito bene cosa usciva da quei camini. Comunque, secondo i periti, non avevamo ragione, perché c'erano dei dati che erano veramente, parlavano di inquinamento. Io ricordo solamente che mio padre ha disperato che tutte le mucche le abortivano. Ricordo tutti i foraggi, tutti impolverati, tutti i tetti bianchi, ricordo. Ricordo l'ortaggio, tutti imbiancati. Ricordo l'inquinamento acustico. Mi hanno fatto mettere dei pannelli davanti, con il naso, chi martelle, con la voce, non si sì, boom, boom. L'inquinamento acustico notturno era mostruoso, specialmente d'estate. La cosa che mi ha stupito in quegli anni lì è stata dapprima l'indifferenza della struttura pubblica e poi dopo di fronte ai dati l'ambiguità. Non c'è mai stata una presa di posizione. Era anche comprensibile perché mio padre aveva un'azienda piccola e lì c'era di mezzo un grosso capitale con molti, molti operai che lavoravano quegli anni. Italfertil è una fabbrica, sì, è vero, una fabbrica chimica, però aveva delle emissioni. Sì. Sì, le emissioni in ambiente, sì, però se parliamo di salute dei lavoratori, beh, direi che avevamo delle aziende chimiche molto peggiori. Ecco. In quegli anni si discuteva per l'ambiente esterno, ma io mi domandavo, ma l'ambiente interno? Ma noi che siamo qua dentro, cosa facciamo? Sembrava che dentro non esisteva. C'era anche una scarsa cultura da parte dei lavoratori però rispetto alle tutele ambientali. Avevamo un sindacato, mi si passi l'espressione, ottuso, che non capiva. Cioè, abbiamo un sindacato non all'altezza, ma non all'altezza in malafede, ma non era all'altezza dal punto di vista culturale. No? E sul piano della salvaguardia della salute all'interno dell'azienda, l'azienda tutti gli investimenti effettivamente che si dovevano operare li operava, a norma di legge stava nella norma. Gli stessi lavoratori, anche se aziende chimiche, sia l'Italretil che l'Italfertil, non hanno mai sollevato pesantemente il problema della salute perché erano equipaggiati dei guanti e delle cose, chi faceva un lavoro eventualmente un po' dove c'era acidità o robe del genere. Il rappresentante dei sindacati Chiaramagni, anche in quell'occasione, si è sempre schierato più dalla parte della ditta. Io non so Magni di che sindacato fosse, però mi ricordo che non si è mai schierato contro l'Italfertil, quello posso dire, nell'assemblea non si è mai schierato contro, quando c'era a mio avviso in quegli anni un grosso inquinamento. Veramente un grosso inquinamento. Il sindaco di Gomez ci ha appoggiato. Uno di Riparte Alpina, secondo me, anche lui non ci ha molto aiutato in quel frangente, assolutamente. Mio padre in quegli anni là, di forze politiche che ha avuto, c'è stato solamente, che l'ha aiutato è stato Grasso, faceva punto a capo. C'era Bettenzoli allora, quegli anni che veniva, ricordo quelle due persone soprattutto. Si è iniziata questa battaglia, che era una battaglia completamente del giornale, perché se si leggono gli articoli si vede che i partiti se ne disinteressavano, i sindacati erano molto, molto morbidi e per cui era quasi una battaglia contro i mulini a vento all'apparenza. Invece tutto sommato, grazie anche alla collaborazione del WWF, alcune associazioni eccetera, si era riusciti a sensibilizzare la popolazione e si era riusciti a ottenere, secondo me, che è stato il punto
principale, un'assemblea che si è svolta al comune di Gombito con i cittadini, e lì sono usciti determinate notizie, informazioni che i cittadini non conoscevano. Inquinamento, e qui, come dicevo, c'era Bettizzoli che faceva un caos sui giornali, e invece sono state fatte tante di quelle analisi e tante di quelle prove con professori che venivano da tutte le parti e da Cremona con le ASL assieme, ma non è mai stato trovato nulla di inquinamento. Infatti va ancora avanti come prima, non c'è mai stato niente. Quindi... Le emissioni ci sono. Nel 70, se uno doveva fare un investimento, lo faceva sulla base delle tecnologie esistenti, però non è che si possono reclutare posti di lavoro, perché oggi forse sì, allora no, allora nel pieno dello sviluppo dico vabbè, io metto giù la roba che abbatte tutto quello che è abbattibile oggi, perché devi rispondere di no? Il tema della salubrità in fabbrica, il tema della salute, nel sindacato cremasco all'epoca non era molto sentito, bisogna essere molto chiari su questo. Il sindacato purtroppo ha sposato più il tema dell'occupazione rispetto al tema della salute. Qual è stato il metodo per controbatterlo? Il metodo controbatterlo è stato non sull'ideologia, ecco, no? Lo battiamo sul metodo scientifico. Ci prendiamo i documenti, li esaminiamo, si vanno a vedere gli articoli, sono ricchi di dati, di riferimenti, eccetera. Noi non eravamo il giornale istituzionale, noi eravamo un giornale di controinformazione, per cui se potevano appena attaccarci, anche dal punto di vista legale, ci avrebbero attaccato. Tanto è vero che non abbiamo avuto nessuna querela, perché nessuno ci ha mai smentito un dato di quelli che abbiamo pubblicato. Dopo ci si è messo di mezzo anche la politica, nel senso che un gruppo, in particolare questo gruppo che faceva capo, appunto, a capo quella pubblicazione che c'era allora, eccetera, come difensore della pulizia, della pulizia dell'ambiente, aveva in qualche modo orchestrato o comunque iniziato una campagna di stampa, ecco, nei confronti di questa situazione, prendendo spunto da alcune frasi che c'erano in questo parere che il CRIEL aveva dato sulla situazione, eccetera, eccetera, però estrapolando, diciamo così, alcune frasi, che so, per dire, sì, il valore di questo è stato rilevato un valore superiore al limite, però, cioè, e quindi poi dopo si diceva sì, però con questa situazione, introducendo questa cosa, eccetera, la cosa può essere accettabile. È chiaro che il giornale riportava solo sono stati rilevati alcuni valori superiori. I dati sono usciti quando li abbiamo pubblicati noi. Le varie istituzioni hanno prodotto ricerche, analisi, dati. Il problema vero era che queste ricerche, dati e analisi restavano nei cassetti. Sicuramente non venivano portati a conoscenza dei cittadini. Uno dei meriti che punto a capo sicuramente ha avuto è stato questo, quello di far uscire i dati, costringere anche le istituzioni a fornirli. Ecco, ma ad esempio c'è una riunione del 23 marzo 78 dove il dottor Reggio, che era il direttore del consorzio provinciale antitubercolare, denuncia che c'è un alto numero di broncopneumopatie tra i lavoratori. E addirittura in un'altra riunione denuncia che sarebbero il 49% quelli lavoratori che hanno scostamenti dai dati, sì, normali. Sì, sì. Problemi sicuramente c'erano, e si trattava appunto di, la mia preoccupazione, diciamo così, era quella di in qualche modo cercare di capire quali erano sostanzialmente i problemi reali, sia per quanto riguarda gli operai, sia per quanto riguarda l'inquinamento. Noi eravamo in presenza di una fabbrica che, non dimentichiamocelo, era una fabbrica inquinante di prima categoria, per cui il problema non è semplicemente quello di raccogliere dei dati, il problema è far sì che da questi dati poi vengano effettuate delle scelte conseguenti, a cominciare da impianti per l'abbattimento dei fumi, che era una delle cose che noi chiedevamo per far sì che almeno
sul territorio, sulle popolazioni non ci fosse una ricaduta negativa. Allora era forse una questione politica anche da parte di quella della sinistra e quindi non lo so. Il problema di questa ditta, che aveva già allora 120-130 dipendenti, a volte dovevo subire il ricatto della ditta che mi diceva: ma io a questo punto chiudo. Chiudere voleva dire 120-130 persone, un centinaio di famiglie che magari restavano senza lavoro, perché, e d'altra parte, io non potevo chiaramente permettere che per questo ricatto poi la ditta non facesse quello che doveva o poteva fare per evitare che ci fossero problemi, eccetera. Insomma, a un certo punto, vabbè, se vuoi chiudere, chiudi. Se io ti impongo dei sistemi di abbattimento dei fumi, è chiaro che è un costo per l'azienda, no? Il problema, secondo me, non è soltanto cosa scriveva nelle relazioni, è che alle relazioni non seguiva nulla. Questo è il nostro elemento di critica profonda. Io ricevevo indicazioni dal CRIEL, eccetera, e dicevano: si consiglia al sindaco di imporre questo tipo di strumento per evitare i problemi, eccetera, eccetera. E io chiaramente non è che stessi lì con le mani in mano. Io, come ricevevo un parere di questo genere da parte del CRIEL, ordinavo alla ditta di. Dal primo riscontro alla fine qualcosa è cambiato, sarei bugiardo, almeno dal punto di vista visivo, è cambiato l'inquinamento. I tetti bianchi non li ho più visti, i tetti bianchi, non ho più visto la polvere sul foraggio, non l'ho mica più vista. Però, avendo anche venduto le mucche, non avendo avuto più foraggio, non sappiamo neanche più se c'era ancora inquinamento. E i rumori ci sono ancora, anche adesso qualche rumore ci sono ancora. Così come ancora a volte anche l'odore forte, specialmente di notte, che si accumula nelle case, c'è ancora tuttora. Meno di allora sicuramente, ecco. Quella mattina ero presente anch'io in fabbrica, è successo esattamente alle 10:25. Forse sono stato l'ultima persona che ha parlato con i miei due compagni che sono morti. Un momento prima, parlo di un minuto prima, no? Ci sono passati due aerei, quelli che volano bassi, no? Che fanno quel fracasso quando passano. Beh. Poi è successo qualcosa lì, no? Ma in un attimo di... non è passato un minuto. Io ero convinto che era caduto l'aereo, che burla su un aereo, c'è caduto un aereo. Poi è andato via la corrente di colpo, no? Cioè tutto lo stabilimento si è fermato, tutti gli impianti, tutto quello che c'era in moto si è fermato. E la gente scappa, scappa, scappiamo. Loro hanno avuto l'ordine di guardare cosa c'era all'interno di quei silos. C'erano dei manometri a basso che non funzionavano. Alle 10:15 sono venuti da me, hanno chiesto: Ranchiati, posso prendere? Ho detto sì, voi prendetele pure, se vi serve di fare qualcosa. Era la prassi. Uno dei due, il Guerrini Rocco di Ripalta, è salito in cima al silos. Il Severgnini, Michele mi sembra, sì Michele, di Montodine, era a basso. L'incidente, mi spiace dirlo, ma noi avevamo già provveduto a tutto. Lì c'era un operaio addetto allo scarico degli acidi, lui aveva una lettera che non doveva intervenire a fare niente se non la manutenzione ordinaria, pulire, fare così. Se non che un giorno lui va in officina, si fa dare il saldatore e va su, perché dovevano aprire i silos, e va sopra i silos. Non si svitavano i bulloni, ho usato la fiamma ossidrica. E lì con l'acido si crea dell'idrogeno dentro. L'idrogeno va in alto. Appena c'è stato uno sfiato dal serbatoio, dal bullone con la fiamma ossidrica, sono saltati in aria. Dovevano sapere quanto materiale, quanto sporco c'erano in quei silos. Probabilmente loro l'unica cosa che hanno pensato era quella di andare di sopra con la fiamma ossidrica, tagliare i bulloni dei boccaporti o con la pila o mandare giù delle cordicelle per vedere
cosa c'era dentro. Invece erano due silos che sono partiti, no? Beh, io guardando in alto, dal finestrino, un silo che sarà alto, saranno 20 metri di altezza. Sì, ho visto una cosa che sarà stata lunga 3 metri. Chissà dove è andato a finire quel silo lì, no? Guarda quando parte un missile sulla Luna. Preciso. Lui in giro di 50 metri, quando è partito, ha assorbito tutto l'ossigeno che c'era, è partito come un missile. Noi facevamo sempre la pulizia dei silos, c'era l'addetto, il caporeparto, che era un chimico. Per lui non aveva dato nessun ordine. Quando si doveva aprire il serbatoio provvedeva sempre lui, e si aprivano di sotto, si lavavano, si areavano, si faceva tutto, si pulivano e poi si chiudevano. Invece questa volta questo ha avuto questa iniziativa, forse per far vedere che era bravo, è andato su ed è successo questo. Come era prima strutturata l'Italfertil? Ognuno poteva fare tutto quello che ne aveva voglia, non c'era controllo, non c'era niente. In poche parole, uno si svegliava una mattina, voleva fare un lavoro e lo faceva. Probabilmente, ecco, non sono state osservate, diciamo, delle determinate norme, ecco, ma questo più per, diciamo, non tanto, vabbè, lui era il responsabile, è chiaro che la colpa risale al responsabile, però ecco, queste persone hanno fatto un po' quello che hanno voluto, cioè si sono gestiti, ecco, da soli, non sono andati in autofficina, hanno preso le loro cose e... Non si è mai capito, è stata una fatalità, perché è gente che non erano principianti, lo sapevano quello che andavano a fare. È volato via, metto che era una cosa impressionante. Le fatalità non esistono, esistono le probabilità. In questo caso, lavorando come si lavorava all'Italferri, per certi versi, non per altri, non poteva chiamarsi fatalità. Quando poi siamo arrivati anche alle morti, non ritengo mai la morte dei lavoratori un fatto casuale. Quando non si ha attenzione alla integrità del lavoratore, alla sua salute sotto ogni aspetto psicofisico, si arriva anche alla morte. Si arriva alla morte per tanti motivi, compreso magari che il lavoratore non conosce neppure su cosa sta lavorando e cosa sta facendo. E forse è il caso specifico di quei due lavoratori morti, che è meglio ricordarli anche con i loro nomi, perché avevano un nome e un cognome, Claudio Guerini Rocco e Michele Severgnini. No, due lavoratori morti sono un prezzo elevato da pagare, molto di più dell'aborto delle mucche. Il momento più brutto che ho passato, perché morire sul posto di lavoro, credetemi, è la cosa più brutta che c'è. Morire è brutto, però partendo la mattina, salutare la moglie, un bambino piccolo, e la moglie che stava aspettando un bambino, e non tornare più a casa, è stata la cosa più brutta. Ogni domenica vado ancora al cimitero a trovarli. Tragico, molto tragico. Non, veramente, non... È stata... momenti proprio molto brutti. Anche perché lui capiva, ecco, è successo qualcosa che è sfuggito di mano. E sono stati momenti... Infatti poi dopo il suo lavoro è cambiato. In questi frangenti proprio voleva dimettersi, voleva cambiare lavoro. Ecco. Noi abbiamo vissuto in prima persona, sono venuti ad arrestare il dottor Capra, l'ha portato via. Siamo noi eravamo ma lì, io ho la pelle d'oca, a me quando cosa lì, viene la pelle d'oca, perché sono situazioni un po' così, no, che lasciano... Che c'era la cameriera, poi, la signora Maria, ma lasciatelo stare che è anziano, ancora ricadrei i carabinieri. Il Caplan era finito anche lui in prigione, anche Donno. Anche Cocchetti mi sa che è finito. L'unico era mio marito che non è finito, perché lui in quel momento che è saltato per aria non c'era. Mi scuserete se mi viene un po' ancora un po' di commozione, perché tra l'altro uno di questi due era un assessore del comune di Ripaltarpina, era un mio diretto collaboratore, Claudio Guerini Rocco, 34-35, tra l'altro con due figli giovanissimi. Io ricordo che mi sono anche preoccupato anche personalmente della questione, perché agli inizi poi questa qui era anche senza soldi, perché sono andato anche un paio di volte da questo Caplan, proprio dal titolare eccetera, perché in qualche modo anche la ditta si facesse carico della situazione economica, magari in attesa che le questioni venissero definite per i risarcimenti.
comunque sono stati aiutati anche dai lavoratori, questi due morti, no? Abbiamo fatto una coletta, abbiamo fatto partecipare l'azienda, no? Con quello che abbiamo messo noi, abbiamo chiesto all'azienda di contribuire, no? Infatti su questo non ci ha detto di no. Pur non sapendo come si era svolta nei minimi particolari la dinamica, secondo me c'era una mancanza di osservanza delle procedure. Probabilmente proprio la mancanza all'interno dello stabilimento di una guida tecnica competente e lì nomine di tecnici specifici per quel tipo di idea, forse sono stati fatti dopo l'incidente, perché anche lo stesso tribunale aveva riconosciuto una carenza sotto questo aspetto. Abbiamo anche ottenuto che in azienda ci fosse una persona preposta alla sicurezza, che fosse competente, che avesse esperienza e che potesse essere punto di riferimento non solo per la direzione ma anche per il consiglio di fabbrica, anche per i lavoratori. E Kaplan difatti lui è stato condannato perché aveva messo a capo di un'azienda una persona non competente. Siccome un silos di quelli si era talmente andato in alto che si era conficcato dentro nell'impianto dove io lavoravo e quindi dovevano vedere se le strutture avevano tenuto, e quindi però da lì l'azienda è stata chiusa completamente. Diciamo che è partita dai tarretti la cosa, perché dal container andava benissimo, anche dai talferti sarebbe andata bene, però poi era un po' come una fusione. Dai tarretti invece i problemi sono stati maggiori, perché hanno cominciato a proibire l'importazione delle pelli di rettile, coccodrillo, serpenti, poi le ditte, l'Argentina, il Giappone che importavano da qui tutte le pelli, ha cominciato a fare le concerie anche loro. Il dottor Kaplan, per non lasciare una persona a casa, anche se ci rimetteva, le teneva tutte, per cui è cominciata la crisi, soprattutto dall'Itarretti, diciamo. C'è da mettere in considerazione che anche negli anni Ottanta venne convocata la Convenzione di Washington, dove una legge proibiva la caccia Caccia libera ai rettili. Si potevano avere solo in allevamento. Quindi si avevano anche meno pelli. L'azienda andava morendo per la difficoltà del reperimento delle pelli, la stessa vendita delle pelli, con il fenomeno ecologista, il mercato andava in crisi, il reperimento e il mercato. Prima lavorava solo le pelli di rettile. Poi ha iniziato anche la pelle di capretto. Non ha mai preso proprio molto piede questo settore del capretto. La mazzata grossa è venuta dalla Convenzione di Washington, perché sì, allora c'era la liberalizzazione e tu potevi importare quantità che volevi e pelli che volevi, non c'era un limite. Quando è cominciato a avere la limitazione dell'importazione delle pelli, insomma, lì sono cominciati. Tanto è vero che lì hanno tentato di convertire con il capretto. Lui non aveva nessuno dietro e non so fino a che punto aveva voglia di imbarcarsi in un'altra, parlando di capretto e di struzzo, perché anche lo struzzo, se lui andava avanti, avrebbe avuto il suo mercato. Benù. Il coccodrillo non si può fare perché c'è proibito, l'hanno proibito il coccodrillo. E con Israele, cosa ha fatto in Israele? Ha detto. È andato al kibbutz. Perché
là fanno allevamento di struzze. E cosa ne fa con struzze? Diavolo, ho detto, ascolta, distruzzo, ho detto, non mi butta niente. La carne è già fatto il contratto con l'India, va direttamente perché gli indiani non mangiano mucca e questo e quello. E la pelle vuol fare tutto questo lavoro, borse, ma borse. Non si butta niente, mi ha detto. È un successo che meraviglia. Complimenti, l'ho detto. Non ha portato. La fabbrica comincia a calare, 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 calare. Lavora, ci lavora tanto, anche se calato il lavoro c'è. Lui non ha mollato anche quando non c'è lavoro l'operaio poverino. Non ha mollato, non ha dato nessuno a casa. Perché pensa con lo struzzo fare un grande successo. Il motivo, la verità, dopo non lo so perché, cosa è successo. Non incassa tanti soldi, lo so, tanta gente non hanno pagato, mi ricordo. E poi una delle cose che a me ha fatto bene, che sicuramente è stato un antesignano, quando è venuto il momento di ridurre l'attività, non ha scelto il licenziamento, ma la forma della lavorare meno, ma lavorare tutti. Credo che quelle fabbriche lì abbiano avuto almeno la fortuna di avere una dirigenza apicale, adesso prescindendo dal proprietario, ma nella figura di Carlo Azzini di allora, che era un ottimo dirigente industriale, insomma, non era certamente l'ultimo arrivato. Azzini è andato in giro per il mondo a comprare coccodrilli, cioè Azzini ce l'aveva, che era così. Poi certo, il ricambio di Azzini non ce l'aveva in fabbrica. Negli ultimi anni poi è morto il suo manager. Il signor Azzini è stato un collaboratore molto forte del Kaplan, era veramente capace di fare questo mestiere, per l'approvvigionamento, per la vendita, no? di queste pelli. Quando è morto lui, il Kaplan non ha avuto più, non so se la forza o la capacità di sostituirlo, e si è assunto lui questo ruolo, però già anziano. Credo che nella vicenda di Tarretti e di Talferri ci abbia giocato molto, prima di tutto la morte del dottor Azzini, per un verso, e secondo la vita personale di Kaplan, un uomo sostanzialmente solo, che probabilmente alla fine si è anche un po' stufato di vivere, ecco, non soltanto di lottare per fare l'imprenditore. Forse se c'era ancora il dottor Azzini a questo punto non si arrivava. Cominciato ad andare male, cioè cominciato a fare la cassa integrazione. Perché gli altri non erano all'altezza. Non erano in grado gli altri. Quando è morto l'Azzini, attorno a lui sono rimasti alcune persone che più che incensarlo non hanno fatto. Gli è mancato uno staff che lo aiutasse. Lui purtroppo non ha voluto rendersi conto subito della reale situazione, pensava di continuare, di poterla salvare. Io ho cercato di fargli capire invece che non era così, perché la situazione era troppo deteriorata. Avevo cercato anche con degli amici di fargli avere dei contatti per cercare di avere delle partnership, degli aiuti. Il dottor Kaplan ci ha messo molto a decidersi. Io continuavo a dirgli, dottore, si decida. Invece lui ha preso troppo tempo. Quando poi ha detto sì, d'accordo, le persone hanno trovato una situazione troppo deteriorata, non era più gestibile, non si poteva più prendere in mano, l'unica cosa da fare era il fallimento. Questa è una frase che gli ha detto, me la ricordo ancora, che gli ha detto Felice lo Popolo in una delle riunioni che facevamo col consiglio di fabbrica, e c'era di mezzo cassa integrazione e anche licenziamenti. Gli sindacalisti ovviamente gli dicevano, dottore, deve provare a riconvertire, a provare col capretto, provare con... E lui diceva che il lavoro era quello lì, per lui non... E Felice, da incavolato che era, gli ha detto, lei è come il capitano che vuole affondare con la sua nave. Gli disse questa frase qui
che lui si arrabbiò molto, tra l'altro, perché lo toccò proprio sul... poi è successo. Io ricordo un giorno che siamo andati da lui col vescovo, perché si trattava di aiutarlo a fare questo passo, di cedere, però non siamo riusciti, ecco, solo che il vescovo era ancora verso tre soldi, e lui gli ha un po' consigliato, dico, ma insomma, dottore, ormai abbiamo una certa età, forse è il tempo di ritirarsi, proprio gliel'ha detto molto esplicitamente, con molto garbo, ma gliel'ha detto. E con lui su questo non è stato capace di privarsi di queste aziende, e quindi sono morte un po' con lui. Il motivo in sostanza della crisi che ha colpito questa azienda deriva dal fatto che si riforniva di materia prima, in particolare dal paese dell'est, però la materia prima di questo tipo era colpita da dazi particolari. Una fetta di clientela dell'Italferti ha ritenuto, magari anche se il prodotto poteva non essere perfetto come quello dell'Italferti, invece di acquistare il prodotto dall'Italferti, acquistare i prodotti finiti direttamente dalla Polonia e dalla Bielorussia. Quindi il calo delle vendite dell'Italferti è dovuto al fatto che ha perso clientela. Che i problemi maggiori sono cominciati dopo la caduta del muro. Tutti i paesi dell'est che ricevevano le sovvenzioni dall'Europa, pur di avere i dollari, vendevano in dumping, vendevano sotto costo. Ha cominciato la Russia e poi ha cominciato la Polonia, tutti mandavano in Italia sotto costo. E qui sono cominciati i problemi poi per l'Italia. L'incidenza di certi costi fissi su un fatturato che si è dimezzato evidentemente diventava insopportabile. C'è stato il boom proprio fino al 92-93 e da lì incalando finché è successo il patatrac e non ha potuto più gestire una cosa del genere. Probabilmente lì quei 3 o 4 anni lui ha fatto salti mortali per cercare di tappare dei buchi, ma dopo probabilmente non ce l'ha più fatta. La ditta andava bene perché aveva il suo lavoro, per lavorare, per fare i prodotti doveva importare, importava navi, no? Ci volevano un sacco di soldi, e quando arrivavano queste navi da pagare, lui probabilmente li aveva portati nei paradisi fiscali i soldi. Io penso sì, che il dottor Kaplan ha tolto molto a quello che era, diciamo, l'economia dell'Italferti. Probabilmente facevano dei prelievi, diciamo, privati loro, piuttosto consistenti, di modo che hanno proprio impoverito, diciamo, quello che era le casse dell'Italferti. E sembrava appunto che la moglie facesse, ecco, pressione per avere i soldi, no? Quando si chiedeva, ecco, per fare determinate cose non potevano farlo perché non c'erano soldi, ecco. Ma anche soltanto nell'acquisto delle materie prime, proprio alcune volte, ecco, dovevano fare, diciamo, il concime con quello che c'era, che rimaneva. Dire che non intuivamo, che non ce l'aspettavamo, poi detta a me sicuramente che seguivo un discorso magari a livello banca, uno lo può anche prevedere. La nostra idea che ci siamo fatti è che se doveva rimanere in essere il gruppo, chiamiamolo Kaplan, rimanevano in piedi tutti e tre, oppure, diciamo, colavano forse a picco, andavano male le fabbriche. Lui proprio era legato al discorso famiglia, almeno così lo diceva, poi non so, sente qualche altro parere che dice non gli è mai interessato, che guardava il suo profitto. A 80 anni quelle decisioni lì le prendeva forse col cuore e non col profitto, tenendo sempre presente il profitto. Dobbiamo ancora ringraziare il dottor Vaccarenghi che si è tirata addosso una preda più grande di tutti, perché lui poteva benissimo lavarsi le mani e dire, ma ragazzi, a casa tutti. Invece noi, con il nostro direttore che c'era, ha detto, ragazzi, qui se ci fermiamo non partiamo più. Qui se stiamo fermi 6-7 mesi, qui non c'è nessuno che ci salva. Quindi dobbiamo trovare il sistema di
trovare un conto lavorazione in cui quelli ci acquistano materie prime e noi lavoriamo. Italfed è entrata in crisi dopo la crisi dell'Italrettile. L'Italrettile aveva bisogno di finanziamenti, di denaro. L'Italfertile aveva passato del denaro a Italrettile a titolo di finanziamento. Quindi questo drenaggio di liquidità ha ovviamente creato problemi finanziari anche a Italferti. Questo passaggio di denaro, secondo Kaplan, poteva essere ripianato, cioè se l'Italrettile si fosse ripresa avrebbe restituito. In effetti non è avvenuto perché tutti e due poi sono andati in crisi. Nel concordato sono saltati fuori alcune cose, travasi di liquido da una parte, soldi che giravano, lui probabilmente usava l'Italfertile per marciare con l'Italrettile finché ha potuto. Se l'Italfertile fosse riuscita a mantenere il livello di vendite che aveva nel 2002, avrebbe sopportato sicuramente anche quel finanziamento fatto ad una società collegata. Diciamo che anche quel drenaggio ha contribuito a creare problemi all'Italfertile, però l'Italfertile il problema ce l'aveva perché aveva perso parte del mercato. È passata da 252.000 tonnellate a 122.000 tonnellate, quindi in praticamente 4 anni, in 5 anni, ha dimezzato la quantità lavorata. La struttura amministrativa che io ho trovato nel 96 era ancora quella del 92, cioè nonostante avesse perso praticamente una fetta di vendite notevoli, non ha licenziato, diciamo, perché era una persona, diciamo, volitiva, era una persona che vedeva sempre, a mio avviso, in positivo. Lui non aveva licenziato perché era convinto che sarebbe riuscito a, diciamo, recuperare e rimettere in sesto tutto. Nei suoi debiti non aveva neanche un sasso ipotecato. Senza garanzia no, perché c'era il valore delle aziende. Lui godeva di un grande credito, tanto che aveva avuto finanziamenti dalle banche anche in assenza di copertura. Sì, è vero, quello mi ha stupito perché l'indebitamento era forte e ciò nonostante qua tutte più o meno le banche che c'erano sul territorio, ma anche qualcuna da Lodi, avevano dato finanziamenti, però l'Italfertile aveva lì una struttura, un immobile, degli impianti, eccetera, e non c'erano ipoteche. A mio avviso, secondo me, anche il sistema bancario o non si è accorto in tempo del fatto, oppure aveva una gran fiducia comunque in Kaplan, perché a mio avviso qualche banca avrebbe potuto dire vabbè, ti rinnovo i fidi, però mi dai una garanzia e mi dai l'ipoteca, scriviamo ipoteca. Lui dice che qualche banca gliel'aveva chiesto, ma lui aveva resistito e non gliel'aveva data. E questo significa che aveva credibilità. Il dottor Kaplan, ripeto, quando c'era una banca che proprio diceva alla moglie mandami i soldi che la coprivano, quindi non lavorava per i soldi il dottor Kaplan. Direi che qui si è mangiato anche quelli che aveva fatto in Francia. Alla luce dei fatti, come poi sono andate le cose, come si è comportato durante la procedura, direi che il suo comportamento è stato leale e positivo. Ecco. Quindi io ho personalmente, sì, le imprese vanno bene, vanno male, però qui non ho visto sottrazione di fondi. In questa relazione lei parla di comportamenti censurabili e poi però anche di comportamenti meritori. Censurabile è quello di avere sottratto liquidità alla società, all'Italfertile, passandola, diciamo, all'Italrettile. Per quanto riguarda invece diciamo, l'affatto positivo è che ha fatto dei finanziamenti personali, familiari, nelle aziende. Se non ci fossero stati quei tre commercianti, due grossi, un po' più piccolo che poi dopo si è ritirato, non saremmo riusciti a portare avanti l'esercizio provvisorio. Loro ci davano i soldi, noi compravamo le materie prime e poi gli davamo il prodotto finito. E quindi siamo andati avanti 2 anni così, bene, lavorando sempre bene, e direi che nonostante tutte le difficoltà che siamo andati avanti senza soldi, in quei 2 anni abbiamo anche guadagnato. Abbiamo trovato la strada giusta, diciamo, e fare il conto lavorazione.
Questa gestione straordinaria ha avuto un margine positivo comunque. Cioè... Sì, cioè non eccessivamente positivo, cioè, non abbiamo perso, quindi formalmente non abbiamo, anzi, non abbiamo danneggiato la liquidità della procedura, nel medesimo tempo abbiamo tenuto in funzione gli impianti, che era, diciamo, il nostro obiettivo, per poter, altrimenti li avremmo venduti come ferro vecchio, cioè se non riuscivo, la team che è entrata perché gli impianti erano funzionanti. E in quel lasso di tempo che doveva fare il concordato, ogni settimana ci presentava un'accordata di gente disposta, gente di Roma, finanziatori che venivano da tutta Italia. La TIMAC era un'azienda che aveva sede a Milano, però è una multinazionale e la casa madre è francese. È arrivata per passaparola, l'unico che ha fatto l'offerta è stata la TIMAC. L'asta era pubblica, però altri partecipanti non ci sono stati e quindi abbiamo dovuto così accettare il prezzo che loro avevano offerto, che però era già una base buona. Grazie ancora al dottor Valcarenghi, al signor Cocchetti Maurizio, così anche a tutti i nostri miei compagni di lavoro. Siamo arrivati al 5 novembre del 98, mi sembra, ottobre, dove sono state aperte le buste, che in realtà c'era una busta sola. Si è presentato solamente il dottor Capobianco, che era il referente del gruppo Roulier della Tima in Italia. L'unica busta è stata quella, e con 7 miliardi ha acquistato tutto l'interferto. Che pensate, i 7 miliardi li avevano proposti 10 anni prima. Uno dei suoi vecchi rappresentanti, perché Massimo Clerici era un rappresentante, che poi è andato a fare la conceria nel Varese, nel Varesotto, è ancora aperta, adesso non so se lavori tanto o poco, però c'è ancora, che loro gli avevano fatto la proposta di rientrare, ma lui non ha mai voluto. E quando poi dopo la sua morte si è trattato di vedere se era possibile continuare il lavoro, è venuta fuori questa ditta, avrebbe continuato il lavoro in misura ridotta, però è stata avversata in modo tale per cui non si è potuto fare e si è chiuso definitivamente. Quelli della Gerber che erano venuti, ma dopo, quando però era chiusa già, cioè quando era già stata chiusa, che era andata i libri in tribunale, c'era questa, non so, chiamiamola accordata, che però non so fino a che punto, dice, era entrato il sindaco, erano entrati, però è andata a finire in nulla e non si sa bene il perché, ormai era chiusa come i tarrettili, non c'era, bisognava riaprirla, non c'è stato nessuno che ha voluto subentrare prima che chiudesse, questo era il punto, perché non doveva essere chiusa secondo me. Sono venuti da Vicenza per comprare la Itarrettile, a Montodina hanno fatto tante manifestazioni e non l'hanno voluta. Voi chiedete, andate in comune, compreso il sindaco, hanno fatto riunioni in comune, hanno fatto tante manifestazioni, non l'hanno voluta per ragioni di inquinamento, diciamo, che poi la Itarrettile non inquinava. Erano quelli di Montodina che non la volevano, quelli che non lavoravano la Itarrettile non l'hanno voluta. E Montodine che ha rifiutato l'impresa di Vicenza che era venuta a comprare la Itarretti. Abbiamo visitato la fabbrica, una fabbrica lì a Rignano. Io non ho mai visto una conceria così, proprio all'avanguardia. E sarebbero venuti volentieri a Montodine. Allora ho capito anch'io che chi circondava Caplana aveva paura di essere allontanato. Aveva paura che se subentrava qualcun altro e lui vi... Come uomo aveva per le 4-5 persone in fiducia, ha ascoltato quei signori lì, dopo si è messo in paese contro. E abbiamo fatto delle assemblee a dire che un'altra conceria non la volevano, ma io che l'ho visto, che ho visitato Ordignano là, vi dico che una conceria così si poteva lavorare con la camicia bianca, però dico, tutti i lavori che facevamo qui a Rete, che era abbastanza all'avanguardia che interrette, là era forse superiore. Di qualche cosa superiore, proprio pulito.
Allora, benvenuti. Benvenuti in Timac Italia, oggi Timac Italia. Voi magari la conoscete più come Italferti per quello che state probabilmente facendo a scuola. Comunque lo stabilimento è lo stesso, l'azienda oggi si chiama Timac Italia, è così dal 1998. E come si svolgerà la visita oggi? Faremo un giro attorno allo stabilimento per guardare un po' com'è l'azienda. Nel frattempo molti confondono i fertilizzanti con i fitofarmaci o con qualcosa di molto più chimico rispetto a quello che è. Io faccio una differenza. I fitofarmaci sono gli antibiotici, come per noi possono essere gli antibiotici. I fertilizzanti sono invece i sali minerali, come possono essere anche per noi i sali minerali come integratori della nostra alimentazione. Quindi è una differenza fondamentale. La dico brevemente così, ma perché rende più l'idea. E che cosa sono i fertilizzanti? Nel 98, quando Timac ha acquisito la società, ci sono state riorganizzazioni interne che dovevano far fronte alle nuove esigenze. Poi nel 2001, per permettere, diciamo così, il salto, non dico proprio di qualità, comunque il salto di mentalità, il salto di gestione, il passaggio quindi da un'azienda tra virgolette familiare, perché il proprietario era uno, ad un'azienda multinazionale, quindi è ricominciata la riorganizzazione attraverso assunzioni, inserimento di nuove persone e quant'altro. Il cambiamento si è visto, questi qui avevano un'altra mentalità, quella lì era prima del Concapra, era una mentalità diciamo da famiglia, questi qui mentalità imprenditoriale, però c'è da dire una cosa, prima se si otteneva qualcosa era più diretto, andavamo da Kaplan, guardi dottore che qui c'è questo problema. Sì, va bene, invece con questi bisogna chiedere, vediamo il consiglio di amministrazione, la prassi è molto più lunga. Non è la decisione che prende uno proprio perché è l'amministratore unico, faccio, non mi interessa, voglio fare in questa maniera, ok? Sicuramente qui le cose vengono ben ponderate, ben chiarite, ben definite, ben preparate, secondo me sicuramente questo è un aspetto decisamente positivo. Lo stabilimento è composto da circa 50 persone, lavora a ciclo continuo, così come era anche l'Italfertile, quindi lavora a ciclo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Lo stabilimento è uno stabilimento, diciamo, articolato, quindi diviso per reparti produttivi, reparti di insacco, reparti di manutenzione e anche uffici di appoggio come il laboratorio per il controllo qualità, uffici spedizione, uffici registrazione dati. Tutto questo è necessario per far fronte alle le produzioni annuali che si attestano all'incirca attorno alle 190.000 tonnellate. Quindi questa è la produzione annuale. L'obiettivo è quello di arrivare nei prossimi 2 anni a circa 220.000 tonnellate. Ma mio fratello non ha dei cattivi rapporti con l'Italfer, assolutamente. L'Italfer poi non si chiama più Italfer, si chiama un altro nome, Tima, che mi pare che si chiami. Non ha dei cattivi rapporti mio fratello in questo momento qui. Non li ha assolutamente, ecco. Io spero che la fiducia che li riponiamo sia veramente fondata, mi auguro. Perché io ho sempre detto a mio fratello, non c'è più inquinamento. La Timac oggi è certificata ISO 14001, quindi vuol dire una certificazione di tipo ambientale. È certificata 9001, quindi una certificazione di tipo qualità. Si sta certificando a livello di sicurezza, non di 18001, ma a livello di sistema di gestione della sicurezza dell'INAIL, quindi dell'ente che è preposto per controllare, e ha investito negli ultimi, solo negli ultimi 3 anni, circa 6 milioni di euro in nuovi processi, in nuovi sistemi di abbattimento. Non ultimo, un sistema di lavaggio dei fumi, installato quest'estate e messo in marcia la settimana scorsa, da 500.000 euro. Questo ha fatto sì che, nonostante ancora problemi nei primi anni dell'Italferti, i rapporti sono decisamente migliorati, ma sono migliorati e giustificati da interventi e azioni da parte della società. Quello era il periodo in cui lui era in ospedale a Crema e non voleva che io lo andassi a trovare, perché non voleva che lo vedessi in... era molto sciupato, molto invecchiato, quindi non voleva. Io telefonavo spessissimo, finché poi un giorno lui mi ha fatto chiamare e mi ha detto adesso vieni. Io ho avuto la fortuna che mi aveva chiamato, perché gli ultimi anni ero io responsabile del reparto, io e il signor Luigi siamo andati a trovarlo all'ospedale quel giorno là. Si vedeva che era un uomo sulla fine, però davanti a noi due ci aveva prospettato che quando sarebbe rientrato vedrete che appena sto bene riprendiamo, magari lasciamo perdere un lavoro, facciamo un altro, cioè aveva ancora... Noi alla fine, quando siamo scesi dall'ospedale, era un uomo sulla fine, però lui quell'incontro là, chissà cosa aveva pensato, non so. È stato raccontato, ecco, della fine del dottor Kapla, ecco, che è rimasto un po' solo, gli ultimi suoi momenti di vita, è stato un po' abbandonato, ecco, questo, non so, che dicevano, con tutto quello che ha fatto, ecco, diciamo, anche per il paese, così, a parte i familiari che forse non è, però ecco, nessuno si è più ricordato dal dottor Kaplan. Quando lui si è ammalato, e ormai era in fase definitiva, sì, in fase terminale, io avevo suggerito alle persone che gli erano attorno, beh, insomma, quando si capiterà, non so, chiamate un rabbino, non so, facendo una preghiera, così. In realtà non è stato fatto nulla di questo, perché? Perché poi quando la moglie, quando è morto, la moglie è venuta giù e dice no, guardi, noi facciamo la cremazione, e però dopo se lei accetta vorremmo che lo ricevesse al cimitero per una preghiera. Dico, ma perché non chiamate un rabbino?
ma no, diceva, noi siamo ebrei, ma abbiamo sempre avuto buonissimi rapporti con... E allora mi ha chiesto, allora io sì, ho fatto una piccola liturgia, diciamo costruita sull'Antico Testamento. Lui è stato sepolto al cimitero di Montodi, non ha voluto andare dove ci sono... C'era uno a Crema, ebreo credo, quello che ha i tappeti, qualcosa del genere, e che alla moglie aveva detto, ma come, lo metti lì? Ha detto no, lui vuole stare lì a Montodi. Finché è stato malato, è andato all'ospedale 3 volte e basta per lui. L'ultima volta che ho detto, sono stanco, mi lascia andare, vai a casa. Poi è morto. Sono andato al suo funerale, ho parlato con la moglie e la figlia, io non voglio che lui si brucia, non sapevo questo. Io pianto forte, lasciami, ci penso io. Che penso io? No, la signora e la figlia hanno detto no, può darsi il papà ha deciso di essere bruciato, non lo so, hai capito? Io ho pregato con preghiere ebraiche della morte, tutte queste cose. Gli ebrei non cremano, torna nella terra, sappiamo questo. Muoia Sansone con i suoi filistei.